Ciao a tutti, questa è Katia e bentornati nel mio canale. È da un bel po' che non registro e faccio i vlog, ma è anche perché non è che stiamo andando in tanti posti. Però oggi andremo in Manila e dovremo rinnovare i passaporti, il mio, quello della mia sorella Alessa e la mia mamma. Ecco, allora adesso qua stiamo andando in Manila, ci sono io. Ciao. Dietro, ciao. Un attimo. Ciao. La mamma Alessa. Ciao. Il papà. Allo, guida. Salve. Ciao. E ecco, niente, adesso partiamo. Siamo appena arrivati qua e ci prenderemo del caffè. Dove vado? Un attimo, voglio vedere dove. Penso Dunkin' che... Donut? No, dove c'è Starbucks, che sarebbe là. Là. Più avanti. Eccolo, è quello lì marrone, se lo vedi. Questo qua dove c'è l'alberino, l'hai visto? Sì. Eccolo. Parcheggiamo adesso... qua, perché là non c'è parcheggio, mi sembra. Va bene. Oh sì. Facciamo drive-thru. Ah sì. Ah, drive-thru? Sì. Ci prendiamo del caffè. Abbiamo qua il caffè. Siamo appena arrivati nel centro commerciale dove abbiamo l'appuntamento per il passaporto e è ancora prestino perché sono le 3:30, 3:30. Sì, sono le 4 di pomeriggio e abbiamo l'appuntamento alle 5:30, quindi abbiamo ancora un'oretta e mezza per andare un po' in giro, ecco. E ecco qua, siamo qui. Non penso di avervi fatto vedere il mio outfit. Però questo è il mio outfit del giorno. Siamo appena arrivati nel posto per rinnovare i passaporti e Alessa sta guardando la nuova stagione di La Casa de Papel. Eccola, guardatela. Io non l'ho ancora visto e non so, ho già sentito qualche roba che succederà, ma boh, speriamo che sia bella, ecco. E quindi niente, adesso mi sto solo leggendo un libro che avevo comprato nel cellulare che si chiama Anxious People e devo dire che è abbastanza molto bello. Comunque, ecco, adesso dobbiamo solo aspettare. Allora, sono già le 6:30 e abbiamo appena finito di fare tutte le cose che servono per il nuovo passaporto, ecco, perché abbiamo solo dovuto rinnovare i nostri passaporti perché scadono questo settembre, ecco, tutto lì. E quindi niente, non so cosa faremo adesso. Abbiamo qua il papà. Ta, cosa hai fatto di bello mentre aspettavi per noi? Ah, sono andato a fare una passeggiata, a guardare un po', perché non si può fare niente, non si può andare al ristorante, non si può bere. Ah, infatti. Ah, perché c'era il nuovo virus, che è quello di Delta, eh? Più che nuovo virus, è più un nuovo cosa, come si chiama? Tipo? Non lo so, ecco, il Delta è un nuovo variante, ecco. Una variante? Stavo pensando alla parola, non mi veniva in mente. Comunque. Siamo qua adesso dove vendono libri usati e spero di trovarne qualcuna di bella. Spero, però stanno per chiudere, quindi non lo so se riesco. Oh, quanti libri! Alla fine stavano già per chiudere e non ho potuto proprio trovare titoli che a me piacciono. Comunque, loro sono già andati avanti senza di me. Già 6:45 e quasi tutti i negozi sono chiusi, purtroppo. Un po' fanno male, sì. Cosa puoi dire, Alessa? A te non fanno male le orecchie? Non è che tirano? Ah, tirano un po'. Vabbè. Pensi che sia strano che parliamo noi due di italiano? Sì, molto. Non sei più abituata?
Sono 10 anni che non parliamo in italiano. Sì, perché quando eravamo in Italia noi due parlavamo in italiano ovviamente, però adesso restando qua nelle Filippine io e lei parliamo sempre in tagallo, quindi adesso parlare in italiano l'una con l'una o l'altra è proprio differente, è un po' strano. Allora, il papà non ha delle calze, ha prestato quelle della mamma. Perché si piega? Che belle calze. Ho fame. Anch'io, però non si può mangiare dentro. Cosa? Cosa hai detto? Compreremo qualcosa fuori. Non c'è più. Ah, qua c'è anche il marito di Alessa. Ciao LG, di ciao al vlog. Ciao ciao. Come ciao ciao? Ciao. Ciao King. C'è anche le scarpe da... Perché, perché? Ha trovato le scarpe. Ho le scarpe. Pa, cosa puoi dire che hai finalmente trovato le scarpe in un battidocchio? Io le scarpe le amo in una maniera terribile. A me piacciono molto quando sono dentro l'armadio, sono là, non mi fanno male. Vabbè, vabbè, abbiamo capito che non ti piacciono. No, no, sono belle queste qua, ci mancherebbe altro. È tempo di dire ciao ad Alessa e suo marito, ciao. Oh, quando è che ci vedremo di nuovo? Vai di Taina. Alla fine siamo andati nel drive-thru di McDonald's e ci siamo tutti presi il McChicken sandwich e come bibita del tè. Comunque, sarà tutto per oggi. Ciao! Buongiorno, oggi è mercoledì e ieri non ho più potuto vloggare, che sarebbe stato... martedì non ho più potuto vloggare perché siamo ritornati da Manila qua in Pampanga e poi abbiamo fatto altre cose e poi alla fine ho deciso di non vloggare più. E ecco, oggi invece vi mostrerò qualcosa perché il papà mi ha fatto un mobile, un ripiano, com'è che si chiamano? Dei scaffali, ecco, il papà mi ha fatto dei scaffali e vi mostrerò adesso. Ah, il papà ha detto che si chiamano mensole si chiamano. Sì. Mi ha fatto questa mensola che è bellissima, l'ha fatto tutto lui e non ci sono chiodi, non ha mai usato chiodi qua. E quindi se da dietro potete vedere come ha fatto. Prima ho fatto il telaio, poi ho messo i due... Ecco, ha fatto un telaio, poi ha messo due strati di legno. Compensato. Compensato, sì. Ecco. E ecco qua il fine risultato ed è bellissimo. E adesso lo appendiamo nel mio muro. Oh, chi c'è qua? Cervi? Ciao! Zampa? Bravo! E lo metteremo nella mia stanza proprio qua, visto che ho il muro tutto vuoto. Così ti va bene o ancora più in alto? Un po' in alto. Penso che va bene così o no. Abbiamo già fatto i buchi, adesso basta solo attaccarlo. Ta-dam. Hai finito? Adesso abbiamo finito. Che bello! Siamo a posto di tutto. Va bene, di ciao! Salve! Hai fatto un buon lavoro qua. Grazie tante, tante tante. Che bello, adesso devo mettere dei libri. Che non è... Puoi mettere i libri, puoi mettere anche una piantina verde, qualcosa. Sì, sì. Come questo che avevi fatto te. Questo è bello. L'ha fatto lui. Sì, la puoi mettere là in alto, per esempio.
Ci provi? Prova. Prova a metterlo. Ma in di fianco, qua. Così? Di fianco lo vuoi, non in mezzo? Sì. Beh, lo metti dove vuoi. Anche così. Bello. Grazie, pa. Sì. Di ciao. Bye bye. Il mobile è stato montato ed è bellissimo e vi volevo mostrare che ho anche un nuovo libro, che sarebbe questo qua, 1Q84, che è un libro di Haruki Murakami e me l'ha regalato mia sorella. Non l'ho ancora aperto perché sennò si gonfia e sto ancora leggendo Anxious People, che lo sto quasi per finire. E niente, mi piacciono tanto i libri di Murakami. Ho anche quello Norwegian Wood, che ve lo... Questo l'ho già finito ed è molto consigliato. Sto provando a comprare più libri di Murakami. E tutto lì adesso. Ho anche qua... Com'è che si chiama? Quello di Wilbur Smith, che si chiama Il destino del leone, che è un romanzo ed è un po' vecchiotto, che è del mio papà. E come potete vedere è ancora sui lire, 14.000 lire. E non so, non è che mi piace molto, specialmente il carattere, il primo carattere che c'è qua, non è che mi piace molto. E ecco, niente, adesso sistemo un po', magari vi mostro un pochino quando l'ho sistemato tutto. Ecco qua, manca tantissime robe ovviamente, perché a tutto questo tempo ho sempre letto sul cellulare, quindi ho sempre avuto ebook e niente, adesso comincerò a comprare più libri. Questo non l'ho ancora letto, che sarebbe un libro che me l'ha regalato mio cugino. Questo qua è il libro della mia sorella, non l'ho ancora letto. Questo qua invece me l'ha regalato qualcuno nell'ambasciata italiana, che è... racconti dell'inquietudine, perché gli avevo detto che stavo studiando psicologia a quel tempo, però non l'ho ancora letto. L'ho letto, penso, però ho finito verso, non so, qui? Sì, questo capitolo 2. Facevo fatica a capirlo. Era un po' impegnativo come libro. Poi qua c'è... Il destino di Leone, questo qua lo voglio leggere ed è della mia sorella, ovviamente glielo ridarò quando avrò più libri qua. E poi anche questo è della mia sorella, che è della K1 di Nicholas Sparks. Ho un po' di spazio per mettere i miei libri, però è bellissimo, così almeno il mio muro non è vuoto. Quindi penso di concludere il video qua. Ditemi se avete qualche suggerimento dei libri, così che mi possa piacere, magari ditemi il vostro libro preferito. E ecco, niente, so che questo vlog è stato un po' differente perché siamo andati prima da Manila e poi ritornando qua si sente che sono nella provincia perché ci sono i galli come sempre, quindi mi dispiace. Più che i galli sono i polli, i galli. Vabbè, ecco, comunque, niente, fatemi sapere se volete più video dove parlo in italiano o ne avete abbastanza e ne volete ancora molti di più di quelli che parlo in inglese. Quindi fatemi sapere. E poi anche volevo dirvi che nel prossimo video penso che riuscirò a farvi mostrare il perché ero assente per molto tempo a fare i video, perché stavo facendo qualcosa. E ve lo farò mostrare nel prossimo video. Grazie per aver guardato. Spero di rivedervi nel mio prossimo video. E niente, vi saluto. Ciao, arrivederci.